toda la vida del mundo. Hay que cuidar esta región. El agua, toda el agua del mundo está aquí. Hay que invitar a la gente que venga a ver o que vea en internet la Patagonia para que sepa que esto no se puede perder. Nadie puede venir a poner represas ni nada, porque si hace eso, entonces se están matando ustedes mismos. Il Cile ha un potenziale di sviluppo del proprio idroelettrico estremamente importante e il progetto di Hidroaysén utilizza soltanto una minima percentuale di questo potenziale idroelettrico, che deve essere sviluppato per assicurare a tutta la popolazione l'adeguato accesso all'elettricità, l'adeguato accesso alla fine a una qualità di vita più accettabile e soprattutto all'innalzamento dello sviluppo economico del paese. Yo voy a cumplir ahora el 19 de diciembre, voy a cumplir 92 años. De entre edad, todavía no cumplía los 6 años cuando entré aquí al Baque. Entonces, saque usted la cuenta. Aquí tengo, no sé, no tengo en cuenta cuántos hijos tengo, pero unos poquitos, debe ser una docena por ahí más o menos. Nietos tampoco tengo en cuenta cuántos tengo. Bisnietos tampoco tengo en cuenta cuántos tengo. Tataras nietos ya hay algunos. Entonces, yo quiero que esa gente, el día de mañana, si a mí me buscan lo que yo haya hecho, creo que no van a encontrar cosas tan malas. Porque estoy en contra de las represas, no me voy a poner a exagerar las cosas que puede traer, y le dicen, hasta aquí hay cosas que yo creo que se las están aprovechando ahí, le dicen. Don Cecilio non è l'unico essere diffidente. Una delle sedi di Hidroaysén è proprio nella sua città, Cocrane, 3.000 abitanti nell'estremo sud della Patagonia cilena. Ci si arriva a fatica, dopo ore di viaggio sulla Carretera Austral. La strada attraversa l'intera regione dell'Aysén, fino agli imponenti ghiacci di Campoyelo Norte e Campoyelo Sur. I lavori per costruirla si sono conclusi nel 1995, prima ci si arrivava solo per mare. Gli abitanti della regione sono fieri della loro autonomia. Nel 2007, quando l'impresa presenta il suo grandioso progetto idroelettrico e si installa nell'Aysén, la gente non la prende bene. La prima protesta, qualcosa di epico. Centinaia di persone, Don Cecilio in testa, percorrono l'Aysén a cavallo, da veri Patagones, per raggiungere anche le aree più isolate e far passare la notizia. Ci sono voluti 9 giorni in sella per attraversare la regione, ma sono serviti, perché con il tempo tutto il Cile si è mobilitato. Ora le associazioni coinvolte nella campagna Patagonia sin represas, cioè Patagonia senza dighe, sono più di 70. L'acqua è una delle grandi ricchezze qui della Patagonia. Ci sono ghiacciai immensi. È una ricchezza di acqua dolce più importante del pianeta dopo i poli nord e sud. Fino a 70-80 anni fa era una terra abbandonata, inutile, a nessuno gli interessava la Patagonia. Vediamo che oggi grandi potenze straniere si sono appropriate della terra e soprattutto delle acque della Patagonia. Ricordiamo che il 96% di questa abbondanza di acqua dolce della Patagonia sono proprietà della Enel. Su questa abbondanza, infatti, le imprese energetiche hanno messo gli occhi già da tempo.
Un diritto di tipo non consuntivo è ciò che serve a chi volesse costruire una centrale idroelettrica. Permette di usare l'acqua a patto di reimmetterla poi nel fiume da cui è stata presa. La privatizzazione di questo bene essenziale, questione più che mai attuale nel nostro paese, è in Cile una realtà da più di 20 anni. E ora ci siamo di mezzo anche noi italiani, attraverso il 32,6% di partecipazione statale in Enel e anche con i nostri fondi e i nostri titoli. Enel è proprietaria dei diritti non consuntivi sulla quasi totalità delle acque dell'Aisén. Tali diritti equivalgono all'80% dei diritti non consuntivi su tutte le acque del Cile. Oggi, per esempio, nella cuenca del Rio Báquer o del Rio Pascua, che sono lo più caudaloso del Cile, non si può sacare un vaso d'acqua perché Endesa tiene los derechos no consuntivos para construir represas hidroeléctricas. Com'è possibile che un'impresa statale italiana abbia in mano una percentuale così importante delle acque cilene? Dalla dittatura di Pinochet e dal suo modello economico ultraliberale discendono le anomalie attuali. Una serie di privatizzazioni ha consegnato il controllo delle risorse del Cile a imprese private straniere. Il caso dell'acqua è emblematico. Per arrivare a oggi, il percorso non è del tutto limpido. ¿Qué fue lo que hizo el Código de Agua del año 1981? Creó todas las condiciones para que las aguas se transaran como bienes muebles, ¿no es cierto?, y transables en un mercado que iba a ser administrado por un organismo regulador que se llama Dirección General de Aguas, entre los distintos peticionarios o interesados en los derechos de agua. El uso del agua estaba afecto o afectado a, un territorio determinado. Con la promulgación del Código de Agua del año 1981 se separa esta función social del agua, en que, por ejemplo, tenía distintas funciones de riego, de bebida para animales, de consumo para agua potable, etc. Y ahora pasa a ser un bien que se transa teóricamente libre entre los distintos peticionarios. Lo que buscaba con la autoridad, con esta modificación legal, que en esa época era la dictadura Pinochet, era que se crearan mercados para un uso más óptimo del recurso. Pero en la práctica se ha demostrado que todo lo contrario, porque se prestó para fines meramente especulativos. Fue un secretario regional ministerial y que eso está ampliamente distribuido en las investigaciones que se han hecho. ¿Qué es lo que hizo este funcionario? Usurpó información del Ministerio de Obras Públicas. Y una vez que la empresa Endesa Chile había sido privatizada y había sido comprada en una operación bastante poco transparente, fue y usando la información que había usurpado del Ministerio, elevó una solicitud de aguas y inscribió el 98% de todas las aguas de la región de Aysén prácticamente en los últimos días de Pinochet antes que la dictadura terminara. La vendita dei diritti sull'acqua rimonta quindi al 1989. A oggi non c'è stato alcun intervento e il Código de Aguas, che regola il mercato delle acque, resta in vigore. Una situazione paradossale. Si parla di mercato, ma si tratta di un vero e proprio monopolio. Questi diritti sono passati in blocco da Endesa Cile a Endesa Spagna e da questa a Enel, che nel febbraio 2009 ha acquisito il 92% del colosso energetico spagnolo. Forte dei diritti sull'Aisén, Enel ha deciso di continuare l'investimento nella Patagonia cilena, iniziato da Endesa nel 2006. Endesa Cile e Colbún decidevano in quell'anno di creare una terza società, Hidroaisén, a cui affidare un progetto idroelettrico estremamente ambizioso. L'idea era di costruire 5 mega dighe sui fiumi Báquer e Pascua, fiumi dall'eccezionale portata idrica. Le dighe produrrebbero insieme una quantità di energia pari al 20% di tutta quella attualmente prodotta nel paese. Parte integrante del progetto è la costruzione di una linea di trasmissione lunga 2300 km, con torri alte dai 60 ai 70 metri, torri che attraverserebbero il 51% del territorio cileno, 16 aree protette dallo Stato, 32 aree protette private, migliaia di piccole proprietà. Una buona parte di questi terreni appartiene al popolo Mapuche, che li ha ottenuti con secoli di lotte e negoziazioni, in un processo che non si è ancora concluso e potrebbe rivelarsi, dunque, ancora più problematico. Lo scopo del progetto è rifornire di energia la capitale e le miniere del nord. A chiedere grandi quantità di energia sono le multinazionali dell'industria mineraria, molte con progetti già approvati e in attesa di sapere se ce ne sarà per tutti. Per Enel essere sostenibile vuol dire essere rispettosa
della redditività del proprio business, perché è un'impresa. Più di 1,5 miliardi di persone al mondo in questo momento hanno scarso accesso all'elettricità, che vuol dire hanno scarso accesso allo sviluppo della propria qualità della vita. Dare energia vuol dire darla a prezzi accessibili per tutti quanti, poterla dare in modo sostenibile vuol dire farlo tenendo in equilibrio la parte economica, la parte ambientale e la parte delle relazioni con la società. Bueno, aquí la luz eléctrica es gratis. El municipio es el que solventa los gastos de la energía eléctrica. De hecho, existe una central que es de 100 kilowatts y la gente no cancela ningún peso por pago de concepto de luz. La regione non ha bisogno di un progetto come quello di Hydroaizen. Gli abitanti sono appena 100.000, sparsi in un territorio che equivale a un terzo dell'Italia. Piccole centrali idroelettriche ed eoliche sono già in uso e potrebbero facilmente coprire l'intero fabbisogno energetico. Nosotros tenemos el desierto más irradiado del planeta. Chile tiene el 10% de la reserva mundial de energía geotérmica. Tiene, bueno, es un país de montaña, tiene posibilidades de hacer energía de pasada hidroeléctrica en todo Chile, para hacer energía mareomotriz. O sea, tiene un potencial eólico inmenso. Esto es un tema muy político y acá los principales enemigos de la energía limpia son Endesa, aunque no lo digan, porque tienen un control total. Imagina, son productores monopólicos. ¿Por qué van a permitir que otros pequeños, cuando ellos tienen una centralidad y privilegio de mercado tan importante, ¿por qué van a aceptar la competencia si pueden evitarla? Il progetto di Hydroaizen porterebbe, anzi, ad un blocco del mercato dell'energia e impedirebbe lo sviluppo delle fonti rinnovabili non convenzionali. Queste potrebbero garantire uno sviluppo più equilibrato e l'indipendenza dal capitale straniero e dagli aiuti statali. Ma le piccole centrali convengono solo ai cittadini e non alle imprese. Il progetto llega a construirsi, giustamente si starebbe imponendo un modello di sviluppo que es un modelo de desarrollo del pasado, es del siglo pasado. Son tecnologías obsoletas que destruyen la naturaleza y además son modelos económicos de concentración monopólica y de sometimiento de las mayorías en manos de unas minorías que tienen el poder. En Europa, l'idroelettrico è stata una delle più grosse risorse energetiche su cui si è puntato tantissimo, in Italia in particolar modo, tutto il nord Italia. Negli anni, a partire dalla fine dell'Ottocento fino agli anni Sessanta, ha visto la realizzazione di un dedalo di bacini idroelettrici. Oramai non si costruiscono più perché sono finiti i luoghi, perché c'è un problema causato dall'eccessivo sfruttamento della rete idrografica lasciano in talune circostanze gli alvei al minimo naturale o talvolta purtroppo anche di meno, e quindi non ci sono più luoghi per fare grosse dighe. Però sulle piccole centrali invece si stanno rivalutando parecchio. Impianti che rendono un po' autonomi piccoli centri. Un po' quello che è l'obiettivo dell'energia alternativa, dell'energia verde, è quello di pensare una produzione di energia su situazioni piccole che servano quindi realtà di modeste dimensioni ed evitare le grosse centrali, cioè distribuire anche l'impatto della produzione di energia su un territorio molto più vasto. Los ecosistemas son sistemas vivos. El Báquer es como el sistema aorta o como una arteria femoral. Cuando tú colapsas una arteria, tiene una insuficiencia arterial en todo tu territorio. Son sistemas refrigerantes. Baja la temperatura del curso. Entonces, esos ríos están al lado, por ejemplo, de Campo Hielo Norte, de glaciales. Si tú represas los ríos con esos caudales, va a aumentar la temperatura y va a aumentar el deshielo.